sì, io anzi voglio cogliere l'occasione per ringraziarli ancora una volta. Ieri è stato stipulato qui negli uffici del Comune un protocollo d'intesa con tutte le maggiori associazioni di categoria, dei commercianti, dei esercenti, Confindustria e altri, e tutti hanno aderito veramente con grande impegno a questa iniziativa. Io ho ritenuto di farlo attraverso un coinvolgimento di tutti, perché come avevo detto tenevo molto al rispetto della trasparenza, però contemporaneamente tenevo anche al fatto che il Crotone avesse il suo Natale illuminato. Sono qui per lavorare per la città, io rappresento lo Stato, rappresento il governo e quindi siamo veramente al servizio della città, al servizio del cittadino, e vogliamo farlo, io voglio farlo nella maniera più totale e completa. Sono sempre qui a Crotone, mi sposto soltanto poco, ma mi dedicherò in questo periodo alla città, e questo è stato l'inizio, questo dell'allestimento delle feste natalizie, diciamo così. E ha anche, come dire, dall'idea del Natale prima di tutto, un'idea anche di speranza per i cittadini, per noi, siamo nel periodo natalizio, quindi mi sembrava anche bello che il Comune esternasse, diciamo, questo clima natalizio attraverso la presenza di un albero così imponente, se vogliamo dirlo, mi sembra anche bello, abbastanza grande, qui davanti al Comune, insomma, quindi questo è stato l'obiettivo. Un suo Natale calabrese è molto particolare. Molto molto particolare, sono veramente contenta, ma poi mi piace anche che c'è un po' di gente, ci sono qualche bambino, insomma, devo dire che ecco, c'è qualche la partecipazione cittadina si vede. Quindi noi lo terremo aperto, non è finito perché lo dobbiamo completare con altri addobbi, in modo che anche durante il giorno si veda che è un albero, insomma, quindi ha bisogno ancora di altri addobbi, però ci tenevamo a farlo subito perché le luci a dare subito alla città questo segnale immediato, e mi sembra anche, spero che piaccia. Buon Natale a tutti i crotonesi. Buon Natale a tutti i crotonesi.